Peripezie di ieri. Allora, dopo la rottura di ieri abbiamo risolto. Rottura di macchina! Attenzione! Di macchina! Ecco. E niente, penso che ce l'abbiamo fatta. Ringrazio in particolare i miei due complici, mia nipote Andrea e la mia compagna Laura Cambisi, perché non te dico, mi hanno fatto paura. All'insaputa non sapevo niente. Poi ringrazio tutti i miei nipoti che mi hanno aiutato, sostenuto in tutto e per tutto. E abbiamo fatto un'altra bella gara, dai. E da dire che se non fosse per lui, qui eravamo tutti a piedi, quindi il merito più grande è suo. Zio Franco. Siamo come è andato, siamo arrivati sopra, è andata bene. Bene, quindi. Grandi tutte e due. Grazie. Ciao. Abbiamo fatto, ciao. Adesso andiamo al quarto raggruppamento, periodo J, la classe RA 1150. E mo me voglio vedere, perché sono tutti e due Francesco e sono tutti e due Crocco. Sul secondo gradino del podio chiamiamo il pilota della 127 verde, Francesco Crocco. Per la vittoria, quello della 1.55, Francesco Crocco. E naturalmente abbiamo scoperto, non sono nemmeno parenti, che si odiano proprio, non si sopportano. È vero? Stiamo scherzando, ovviamente. Bravi ad entrambi. È il caso di omonimia, eh. E passiamo al quarto gruppo. Elio Vagali, terza posizione. A
Al secondo posto Francesco Crocco, per la vittoria Loris Martino. Facciamo questi e poi vengo da te. Vediamo le auto storiche. Bene, ci sono tutti, manca solo forse la Coppa di Martino che sta arrivando. E adesso ci siamo, podio completato, applausi ancora per loro, grazie. Viene da